Mamma, papà arriva per davvero? Ma certo che arriva. Per me può anche non venire più. E dai, Giulio. Eccomi, sono arrivato. No. Ciao. Ciao, papà. Guardate un po' che cosa vi ho preso. Ta-da! Per me. Grazie. Giulio, che fai? Tu non lo apri il tuo regalo? Mi fanno schifo i regali di papà. Ma se neanche lo hai guardato. Dai, apri che ti piace sicuro. Ti ho detto che mi fanno schifo. Ma che modi sono? Giulio, alzati e raccogli subito la cosa da terra. Ma guarda tu che ingratitudine. Io ci sono passato apposta a prendervi i regali. E questo è il ringraziamento. Non ho bisogno di regali. Sono 2 ore che ti aspettiamo. Mi è passata pure la fame. Ehi, signorino, seduto e composto quando parli con tuo padre. Guarda che io ero al lavoro, eh. Stavo facendo gli straordinari per guadagnare di più. Tu pensi che lo faccia per me? No, signore, lo faccio per voi due, per farvi stare e vivere meglio. Ok? Secondo te, chi la paga l'università più prestigiosa? E il corso di chitarra, le lezioni? Non mi interessa la lezione di chitarra, nemmeno di quella stupida università. Ti ho già detto che non mi piace la chitarra, no? Va bene, allora dimmelo, ne abbiamo già parlato, no? Tu mi dici quello che preferisci fare e tuo padre ti porta nella scuola migliore, bello di papà. Niente, pa! Non voglio niente di tutto ciò. Signorino. Anzitutto, quando parli con tuo padre, abbassa il tono della voce. Bene? Giulio, io tutte le cose che hai tu non ce l'ho mai avute. E avrei pagato oro. Oro! Per avere le tue stesse possibilità. Solo che ho dovuto fare tutto quanto da solo. Solo che tu ci metteresti la metà del tempo che ci ho messo io. Lo capisci o Ma no? io non sono te, papà. Io voglio farmi la mia di vita. Dai, Giulio, per favore, sono mesi che non vedi tuo padre. Possiamo passare una serata tutti tranquilli insieme? Matilde, lascia perdere. Ecco, guarda. Tanto tra 3 ore devo riprendere il volo. Per me puoi pure sparire. Tanto ci sei o non ci sei, è uguale. Matilde, non so più che fare. Gli do tutto quello di cui ha bisogno e lui non è mai contento. Ma che devo fare per avere il suo affetto? Me lo dici? Io non so più che inventarmi. Vorrei solo dargli quello di cui lui ha bisogno per il suo futuro. Tutto qua. Forse ha soltanto bisogno di un abbraccio. Sì, un abbraccio. Io gli ho regalato la PlayStation 5 e non ha battuto ciglio e secondo te lo fa contento un abbraccio? Ma dai su. Secondo me sì. Matilde, sai qual è la verità? Che i ragazzi di oggi sono tutti troppo viziati. Non si accontentano mai di nulla e non gli basta mai niente. Questa è la verità. Quando io avevo la sua età, ho campato nella miseria più nera e non mi sono mai, mai lamentato, mai un giorno in vita mia. Ho capito, ma tu alla sua età avevi la famiglia sempre presente. Ma lo sai che Giulio si porta sempre dietro quel campanellino che tu gli hai regalato quando era piccolo? Te lo ricordi? Gliel'avevi attaccato alla bicicletta per sentire se continuava a starti dietro. E lui che si divertiva a non farlo suonare perché gli piaceva tantissimo quando tu ti giravi e avevi la faccia spaventata. Beh, quel campanellino ce l'ha sempre con lui. Io penso perché gli ricorda i giorni spensierati che avete trascorso insieme quando gli insegnavi ad andare in bici. Beh, quelle poche giornate che tu eri qui con noi. I nostri figli hanno bisogno di crescere con un padre presente. L'affetto non si compra con il denaro o con dei bei regali. Il bene non si dimostra con i soldi, ma con la presenza. Amore, io non l'avevo mai vista in questo modo. Pensavo di dargli tutto quello di cui aveva bisogno. Noi ti vogliamo bene. Non abbiamo bisogno che tu faccia tutti quegli straordinari. È la tua presenza che ci rende felici. Dai, su, forza. Vai da lui e cerca di capire di che cosa ha bisogno. Soltanto lui può dirtelo, Va bene, tesoro. Va bene. eh?
Ciao papà. Che c'è? Ciao Giulio. Volevo parlarti. Ti va? Non dovevi ripartire stamattina? Effettivamente sì. Però ho pensato che non ci eravamo lasciati proprio nel migliore dei modi. E ho pensato di venire a vedere che cosa sta succedendo. Oh. E ora te ne rendi conto? E finora dov'eri? Dovevo dirti quelle cose ieri per farti vedere che esisto. Giulio, ma sei mio figlio. Tu sei sempre qua, nei miei pensieri. Ma forse questo non è abbastanza affinché tu sia qui, presente. Tesoro mio, ma che cosa stai dicendo? Papà ti ama. Ecco, lo sapevo che non avresti comunque capito. No, no, aspetta Giulio, non te ne andare. Io sono qui, adesso, per te. Parlami, spiegami. Ah, adesso ci sei, pa. E finora dov'eri, eh? Non ci sei mai stato. E adesso dovrei far finta che nulla fosse. Io ti sto solo chiedendo di aiutarmi a capire, io non lo so. Io sono cresciuto con mamma, ma che cosa ti aspettavi, eh? Tu pensi davvero che i regali avrebbero sostituito i giochi, le nostre giornate, i consigli, i rimproveri, gli insegnamenti? Avrei voluto anche prendere uno schiaffo in più, avere un rimprovero per i miei sbagli invece che un'assenza ed essere ignorato come se non esistessi. Io Giulio, non la vedevo in questo modo. Non ti ho mai visto a nessuno dei miei compleanni. Alle date importanti c'è sempre stata solo mamma. L'anno scorso ho dato la maturità e tu mi hai regalato una PlayStation 5. Non li voglio i soldi, non li voglio questi cavolo di oggetti. Io volevo solo mio padre. Tesoro mio, io sono stato un padre orribile. Hai ragione. Però adesso voglio rimediare. Dammi solo una possibilità. Ti prego Giulio, scusami. Tanto domani ripartirai di nuovo. No. Papà stavolta rimane. Io ho capito che devo essere presente. Sai perché? Perché voi siete tutta la mia ricchezza. Davvero adesso, io Giulio, ho capito. L'affetto non si compra né col denaro né con le sorprese. Io pensavo che vi stavo dando tutto, ma non mi sbagliavo. Esatto, papà. Finalmente. L'affetto non si dimostra con i soldi, ma con la presenza. Senti, perché non usciamo un po' oggi, io e te, insieme? Ti va? Papà, ho il corso di chitarra stasera. Lascialo perdere la chitarra, neanche ti piace a te la chitarra. Senti, sai che facciamo? Ci andiamo a prendere una bella birra fresca, io e te, eh? Ti va? Magari mi devi chiedere un consiglio su come conquistare una ragazza, non lo so. No, papà, lasciamo perdere il tema ragazze. Ma sai come lo chiamavano papà tuo quando ero più giovane e avevo la tua età? Il Latin Lover. Dai, papà! Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.